pubblica ricerca. Queste sono alcune caratteristiche con inclinazioni diverse, questo ci permette di studiare con la forma delle galassie. Questa è un'immagine ultravioletta della galassia che permette di vedere fin dove arrivano i bracci che contengono le stelle giovani, le stelle più calde che si sono appena formate. Questa è la galassia di Andromeda, che è la nostra vicina di casa, e la galassia è più grande della nostra galassia e di quella più vicina a noi. Vedete, questa è la luce visibile e questa qua è la luce ultravioletta che vi dà appunto le stelle giovani che appena formate. Questo è il grande evento dell'immagine. E questo invece è il centro della galassia di Andromeda, i raggi X. Vedete quante diverse singole sorgenti si vedono e come è molto diversa il raggi X rispetto alla luce visibile. Questa è un'altra galassia molto divertente, si chiama galassia Sub-Nero, e si vede bene questo disco di polvere. E tutta questa luce è data da tantissime stelle, sono così tante che non si riescono a distinguere le una dalle altre. Se andate a guardare l'ultravioletto, praticamente il resto della galassia scompare e si vede anche il canello di polvere che passa dietro, e questo è il centro della galassia.